Allora, qui mi si chiede di parlare e spiegare il percorso, diciamo, delle mie opere. Io mi definisco sempre più un designer, dilettante sicuramente, perché mi diverto a costruire, soprattutto a dare una seconda vita agli oggetti, se possibile recupero. E l'altra cosa che mi piace fare è cambiare la destinazione di uso, diciamo, un termine tecnico, che è una cosa che è nata per uno scopo, farla diventare di un altro. Per carità. In tutto questo nella vita ho anche disegnato, non mi sono sempre molto applicato, però qualche cosa ho fatto. Qui trovate due opere, diciamo, mi pesa di opera, a me non mi piace l'idea, non mi sento di dire, che sono praticamente camicie immerse nella vernice, quella lì murale, arricchita di colla, eccetera, eccetera, e praticamente le camicie acquistano questa forma rigida. Non è un'idea originalissima, perché è stata già rifatta ampiamente, soprattutto dal mio vicino di casa. Quando abitavo a via Donato Bramante, accanto a me c'era un professore di educazione fisica e dentro casa aveva questa cosa fatta. Dico, è stupenda. Dice, no, ne ho fatta una, basta. Dico, ma le dovresti fare? Dice, no, falle tu. Ah, ecco, questi cose. Ho cambiato, diciamo, il modo di fare, perché quello suo non poteva andare bene, e allora sono nate così. Ed è un riuso, queste sono vecchie camicie che andrebbero buttate e tutto materiale recuperato. Certo, la camicia l'ho comprata, purtroppo quella non si può recuperare. Quindi hai fatto, scusa, anziché usa e getta, usa e riusa, usa, progetta. Ma gli oggetti di design nascono. Il primo è del 1988, è la lampada che sta sotto da tavolo, nera, quella lì sotto, quella è la prima. Grazie. E alogena, perché all'epoca volevano fare solo così. Da lì poi, andando avanti negli anni, il 95 è stato l'anno in cui ho fatto la N1, che qui non c'è, che comunque ce n'è una versione ridotta, che è la N2, che è quella lì fatta, insomma, un po' a gatto, quella che sta lì. Vai, c'è un motivo. La prima fu fatta in truciolato, la seconda, che è quella che ha lei, perché non è sua, è di Martina, è fatta in NDF a 3 cm, non si sposta, quindi no, basta, non ho morto per davvero, e quindi è rimasta là. Infatti queste qui che stanno qui sotto sono fatte con condensato, è decisamente più leggero, anche più facile da lavorare, cioè l'MDF non si può dire. L'unica cosa è di MDF è il mensolone che sta lì sotto, rubato a casa sua. In genere le opere vengono alle volte riconcesse dai proprietari, gentilmente riconcesse, concessione, purché non sia la sorella, cioè, ecco. Vedi. E quella è stata appunto l'ultima di MDF, non ho fatto più nient'altro di MDF, perché comunque è veramente pesante, difficile da verniciare, insomma. Le altre cose invece sono tutte recuperate. La cosa a cui sono più affezionato in assoluto è la sedia Delta, che è quella in compensato, che sta di sotto, color legno, quello è il multistrato, il locumé, che è quello lì, quello repellente. A quella sono affezionato perché io lavoravo sempre in un garage, che era quello della nostra famiglia, dove abitavamo,
e condividevo lo spazio con mio padre sempre lì di sotto a, a lavorare, e mi guardava sempre in cagnesco, no? Spesso entrava e diceva: "Qui mi rappresenta", una mia reazione, no? Una volta mi ha aiutato a fare questa sedia e alla fine disse: "Oh, finalmente ho fatto una cosa bella". Tanto che si fece una foto, che è la foto che conservo di mio padre, che sembra poi il ritratto di Manzoni di Eyez, è identico, perché... ed è poi la foto che abbiamo usato pure per l'ultima che è servita, perché di lì a poco, quindi l'ultima foto che ci ho praticamente fatto con mio padre, fatto insieme, eccetera, eccetera. Quindi vedo che su quella sedia, esatto, unico esemplare. Ma qui praticamente su tutti gli unici esemplari, perché si parte il taglio del segreto alternativo, quindi è la strada sua, quindi ogni volta è un'esperienza diversa. Di M1 ce ne sono 6 in tutto, anche regalate, ci stanno anche in giro, insomma. Io ne ho 3, le altre 3 sono a spasso, una ce l'ha lei, una ce l'ha un'altra mia amica e una ce l'ha un mio amico. E l'invitato non è venuto. Le foto di sotto, le foto, io faccio parte dell'organizzazione di questo signore qua. Arriva all'ombrello, perché praticamente ci sono quelle giornate che a Villa Latte si faceva presidio, giornate che piove come adesso, proprio, infatti cade proprio a pennello, diciamo. Pioveva di rotto, non c'era nessuno, io avevo sto ombrello, che tra l'altro è ricostruito, perché un pezzo di qua, un pezzo di là, l'avevo comprato dal cinese, poi Jacopo me l'ha chiuso lui, ha chiuso dentro lo sportello, l'ha spezzato immediatamente, con pezzi di un altro ombrello è venuto fuori quel mostro. E allora giravo con sto coso, io chiaramente sono appassionato di far foto e video, che fai? C'è niente da fare, piove. C'è Villa Lante. Ogni tanto guardava dall'altro, con Danilo, Stefano. E si vedeva sto ombrello che girava in Villa. Ma con l'ombrello, tu sommato, se non fa niente le mani, ce lo lasciamo. Succede, succede. Poi alla fine, no, il problema era che lo controllavo, insomma, in maniera approfondita, quando lui andava in qualche anfratto boschivo, mi sembra di dove. Che succede? Mi ha visto male, tipo, abbiamo di tratto. Poi, alla fine è nato, è nato, sì, esatto, però sono nate queste foto qua. Poi c'era pure un caso internazionale, perché ci sono quelli dei beni culturali che stanno lì con le telecamere, no? E allora guardavano, dicevo, sta a fare. Perché poi ho anche una foto con l'ombra, accanto alla Fontana dei Giganti ci sono due statue ai lati. Quella, una è rovinatissima, l'altra invece è integra, c'ha il braccio così, giustamente ho fatto la foto lì, quella. È reato, plurireato, denuncia, contro denuncia, quindi quella non è stata, non è stata pubblicata, per carità di Dio. Però mi avranno sicuramente visto mentre faccio. Ti avranno visto. E quindi è nata questa idea dell'ombrello. Abbiamo qui la proprietaria di casa, che ha avuto questa pia missione di accogliermi. Quando gli ho detto, dico: "Senti, ma se faccio una persona da te, boh, sarà..." E mi ha detto: "Facciamola". Tassativo. Grazie Stefano. Un applauso a Stefano. Però adesso parla meglio, eh. Sì.